Dottor Garrone, come la chirurgia computer guidata ha modificato nel corso degli anni il suo approccio all'implantologia? La chirurgia guidata in un primo momento sicuramente non ha cambiato molto il mio approccio all'implantologia, ma col tempo ha sicuramente modificato la mia visione del paziente e mi ha aperto verso un nuovo mondo tridimensionale che prima non avevo e nel contempo mi ha portato un approccio più verso il fatto di inserire un impianto protesicamente guidato che prima la protesi sicuramente non veniva presa in considerazione. Qual è la differenza tra i protocolli iniziali della guidata e un flusso digitale come Navibox? I protocolli iniziali erano indicati per l'implantologia a carico immediato in casi assolutamente complessi, cioè si pensava che la chirurgia guidata potesse aiutare a inserire l'impianto dove non era possibile a mano libera. I flussi moderni come il flusso Navibox sono flussi che invece concepiscono la chirurgia guidata come un vero flusso di lavoro che parte dalla protesi per arrivare alla protesi passando attraverso l'implantologia, ma per tutti i casi, dal caso singolo al caso più complesso, quindi ha sicuramente una chirurgia aperta per a tutti. Quali i vantaggi più importanti di Navibox nella gestione del carico immediato? I vantaggi del sistema Navimax e del Navibox per il carico immediato moderno sono tantissimi. Prima di tutto si parte da un software che è il software Navimax, molto semplice, aperto e utilizzabile anche da persone che non sono digitali nativi, ma il grande vantaggio è quello di una filosofia protesica, cioè il fatto di progettare non solo l'impianto ma progettare anche i suoi componenti protesici come il low profile e partire dalla protesi per arrivare poi alla protesi, cosa che prima la protesi non era assolutamente neanche presa in considerazione in una chirurgia guidata, ma si prendeva in considerazione l'unico elemento che era l'elemento implantato. Perché chi non si è sino ad ora interessato di chirurgia guidata trarrebbe vantaggio dall'utilizzo del protocollo Navibox? Il neofita è colui che si approccia oggi come oggi all'implantologia sicuramente trova sempre nell'inizio della sua curva di apprendimento delle grandi difficoltà per paura di inserire l'impianto all'interno di una struttura che tante volte non conosce bene. La chirurgia guidata di oggi nella sua semplicità è utilizzabile da tutti e può portare a inserire anche l'impianto singolo con la più grande semplicità, può approcciare il chirurgo verso piccoli punti, verso il carico immediato più importante, ma a piccoli passi con un flusso di lavoro molto semplice, un flusso che è guidato anche da un team di professionisti che può aiutarlo e a portare a casa il caso anche forse un po' più complesso per il suo livello, ma sicuramente questo in modo sicuro, preciso e predicibile.